con Giovanni Stanghellini a Figline Valdarno, la casa della fenomenologia italiana, possiamo dire. Eh, Giovanni eh, è già molto conosciuto eh, da tutti quelli che frequentano il nostro blog. Oggi siamo qui per un'intervista sul tuo ultimo libro uscito a maggio di quest'anno, L'Amore che cura per l'editore Feltrinelli. Um, eh, sul nostro blog i nostri followers possono trovare anche una, una recensione che ho scritto. A giugno, e il libro sicuramente apre nuove prospettive, sembra, per la fenomenologia italiana, introducendo dei nuovi concetti, un po' ehm, come quello di disordine, ordine, di caos, di informe. Quindi partirei da qui. Che cos'è l'informe e ehm, perché definisci l'inquietudine come emozione informe? L'informe è ovviamente il viceversa della forma. Noi siamo abituati a, a vedere, a percepire, a rappresentare, a fare esperienza del mondo come di un mondo popolato di, di forme, quindi un mondo popolato di oggetti, cose, persone, situazioni che hanno una forma e quindi hanno un senso, e non ci rendiamo conto, o quantomeno non ci domandiamo se questa forma è una forma che è nelle cose stesse, oppure che è nella nostra testa e che noi proiettiamo sulle cose. Quindi eh, l'appello all'informe è un appello a tentare di vedere il mondo sospendendo il funzionamento di ciò che in questo libro chiamo la macchina delle somiglianze e la macchina delle differenze. Vale a dire quei dispositivi che agiscono inconsapevolmente, implicitamente, inconsciamente in noi e che danno forma alla nostra esperienza del mondo, ma così facendo rischiano di privarci di una visione più sorgiva, autentica eh, di ciò che invece è nel mondo, di ciò che accade nel mondo. Questo libro è un appello a sospendere queste macchine in vista di cosa? In vista eh, della possibilità di lasciar parlare le cose stesse, di lasciar parlare i fatti, di lasciar parlare l'altro, di lasciar parlare l'alterità prima che l'alterità sia sottomessa al diktat della forma. E per quale motivo? Scegli proprio individui eh, nell'inquietudine ehm, l'emozione informe. Nel libro tu dici è come se fosse l'emozione che ancora non ha assunto una forma. Dunque, eh, questo libro si compone di tre parti. Eh, nella prima parte affronto il tema dell'informe e lo affronto eh, a partire dall'arte, a partire dall'arte surrealista. Non il surrealismo sublimatorio di Breton, ma piuttosto il surrealismo nudo e crudo di cui parla Georges Bataille nei, nei suoi, nei suoi testi, in particolare in quella rivista che durò lo spazio di un mattino che si chiamava Document. Eh, nella seconda parte cerco di mostrare l'informe attraverso degli esempi psicopatologici, sebbene questo non sia un libro di psicopatologia, ma usi la psicopatologia, perché in fondo sono clinico e non mi dimentico mai di esserlo purtroppo o per fortuna, eh, come esempi per illustrare che cos'è l'informe e che cos'è l'esperienza dell'informe. Ora, se eh, esiste una condizione psicopatologica in cui si fa esperienza dell'informe e in particolare si fa esperienza dell'informe a partire da un'emozione. Questa condizione psicopatologica è la condizione borderline, cosiddetta condizione borderline, e questa emozione che contraddistingue la condizione borderline è per l'appunto l'inquietudine, la disforia, quella che torna a chiamare con Pasolini la disperata vitalità. Per questo si può dire che L'emozione informe è per l'appunto l'inquietudine, quell'emozione che eh, ti muove ad andare eh, ovunque e in nessun luogo, quell'emozione che eh, non dà alle cose del mondo una identità definita, un profilo definito, eh, una, sua, eh, una loro nitidezza, eh, ma piuttosto ti fa balenare una realtà metamorfica, una realtà eh, difficilmente classificabile, una realtà difficilmente definibile. Tutto questo può sembrare eh, molto oscuro e anche molto inutile, ma in realtà a ben guardare, o almeno spero che chi leggerà questo libro, e spero che lo leggeranno in molti, eh, riuscirà a trovare eh, anche un'utilità eh, nel... Eh, Nell'accondiscendere all'emozione eh, dell'inquietudine e nell'accondiscendere a questa regola tutta particolare che è la regola dell'informe. Quest'utilità, lo ripeto, consiste nel dare all'altro la possibilità di manifestarsi. Sì, eh, nella seconda parte del tuo libro, eh, a partire dal eh, modo in cui ci si rapporta all'informe, al disordine che vive dentro di noi come dicevi all'inquietudine, tu individui eh, tre grandi categorie psicopatologiche, diciamo strutture psicopatologiche, configurazioni se vogliamo meglio dire. E due sembrano essere diciamo, eh, riprese dalla tradizione fenomenologica, un po' anche sono quelle eh, dell'ossessivo e del borderline di cui parlavi, e eh, l'ultima invece è quella dell'homo economicus, ehm, che tu dici essere... Tipica del nostro tempo. Ecco, se ci dai due cenni su ognuna, in che modo ognuna si difende dall'informe, diciamo, tra virgolette? Esatto, ciascuna di queste configurazioni psicopatologiche è tale in quanto si difende dall'informe. L'informe è, è un'esperienza difficilmente tollerabile. Ora, noi possiamo anche non accorgerci di essere circondati dall'informe, però esiste una configurazione antropologica, che è una configurazione psicopatologica, quella dell'ossessivo, mm -hmm. che è particolarmente accorta della natura informe delle cose. L'ossessivo è colui che vede eh, principalmente eh, nel mondo la sua decadenza che vede l'incedere inesorabile dell'entropia, quindi della morte, o per meglio dire, che eh, vede la non separazione fra la vita e la morte, che vede la non separazione fra lo sporco e il pulito, e che quindi vede tutto quanto in punto di morte e tutto quanto sporco. Mm -hmm. L'ossessivo quindi è colui che eh, ha una eh, visione chiaroveggente dell'informe, ma ovviamente se ne difende, e noi sappiamo quali sono i modi di difendersi dell'ossessivo, almeno i psicopatologi lo sanno, i rituali ossessivi che sono rituali di separazione. La vita dell'ossessivo passa nel tentativo inane di separare di separare lo sporco dal pulito, la vita dalla morte, il positivo eh, dal negativo. Eh, è una eh, lotta senza quartiere che l'ossessivo ingaggia eh, con eh, quest'ombra fino a che tutto non è ombra, cioè fino a che non sopraggiunge la notte e tutto non è ombra e allora a quel punto non ha più la possibilità di, di difendersi dall'ombra da cui tenta di difendersi separando la luce accecante da una parte e l'oscurità più totale dall'altra. La condizione borderline parla anch'essa di un certo tipo di rapporto con l'informe. Eh, le persone che noi diagnostichiamo come borderline hanno dei comportamenti eh, spesso incomprensibili, anzi piuttosto irritanti per uh, i normali. Um, in particolare ciò che uh, ci irrita è il loro uh, consentire a ciò che io chiamo un'esistenza metamorfica, a ciò che io chiamo uh, una visione uh, indistinta del proprio sé e dell'altro e perennemente, perennemente cangiante. Quello che cerco di mostrare è come le persone che chiamiamo borderline, piuttosto che ribellarsi all'informe, acconsentano all'informe. E qui eh, l'immagine forse più emblematica è quella della falena, perché in questo libro sono contenute anche dei, una specie di entomologia antropologica, un bestiario... Un bestiario eh, psicopatologico-antropologico, in cui la falena, che come si sa è quell'insetto che eh, non può fare a meno di ruotare intorno alla luce, fin tanto che la luce non eh, la attrae e la uccide, è eh, l'emblema dell'esistenza dell dell borderline, il cui motto potrebbe essere così eh, riassunto. Io non mi sento vivo. Se non sul punto della morte. Eh, e quindi l'esistenza Borden è quella che acconsente a questa inseparabilità della vita dalla morte. La terza figura antropologico-psicopatologica che descrivo eh, non ha un nome. Nella tassonomia psichiatrico o psicopatologica, nella tassonomia tradizionale, ho per meglio di dire, ce l'ha, però bisogna andarla a ricercare e il nome l'ho trovato nella tradizione filosofica. Homo economicus è un termine usato da Michel Foucault per descrivere un modo di essere al mondo che è caratteristico della nostra. Uh, società della tardo modernità ed è l'uomo che assolutamente non può tollerare l'informe, assolutamente non può tollerare la, uh, la minima inseparatezza fra il positivo e il negativo. È quell'uomo che cerca di positivizzare il negativo o comunque di eliminare il negativo come uh, un ramo secco. Lo fa. Nella propria impresa, ma lo fa trasformando in un'impresa dal punto di vista economico e commerciale eh, qualunque sua attività e principalmente le relazioni umane, la sua vita personale. La sua vita personale, per cui applica, gli psicologi sociali direbbero, una swap analysis, cioè l'analisi dei costi-benefici, dei pro e dei contro, alla sua vita personale, inclusa la sua vita sentimentale, la sua vita. Eh, erotica. E io parlo dell'Homo economicus come del narcisismo 2.0, cioè questa è eh, la fisionomia che assume il narcisismo nella società eh, contemporanea, cercando di spiegare come eh, eh, l'interpretazione tradizionale del mito di Narciso come colui che si innamora della propria immagine riflessa, in realtà eh, veda un po' corto nella profondità del mito stesso, perché Narciso è colui che si innamora di una immagine riflessa eh, che non riconosce come propria, cioè è colui che si innamora dello stesso, è colui che non può uscire eh, dal solco dello stesso, è colui che non può muoversi verso l'altro e quindi verso l'alterità, perché l'alterità non conosciuta e non riconosciuta, è una minaccia alla sua integrità identitaria. Non può esistere nel suo mondo. Non può forse. esistere nel suo mondo, è una minaccia alla sua integrità identitaria. Per questo il narcisista è colui che non può amare, Chiaro. perché si ama soltanto ciò che è altro. Bene, perfetto, grazie. Ehm, uh, infine, un'ultima domanda, perché diciamo che questo libro uh, non è un libro per clinici, non è un libro scritto per psicologi o psicoterapeuti ma in realtà tra le sue pagine si trovano tanti spunti, tante riflessioni che rimandano poi alla pratica clinica, almeno questa è stata la mia esperienza di questo libro. E quindi volevo chiederti se tutto quello che dici è vero, se uh, alcune strutture psicopatologiche si difendono dall'informe che abita in loro um, e tu dici invece che bisogna dar, dar spazio a questo caos che ci vive dentro, in che modo il clinico può fare questo? Come può sospendere la macchina delle differenze, come dicevi prima, la, raz la sua razionalità per lasciare spazio al caos? Eh, eh, intanto vorrei premettere che io mi sono divertito un mucchio a scrivere questo libro. Eh, mi diverto sempre molto a scrivere, ma questa volta mi sono divertito molto di più. E e sono convinto questa volta di essere riuscito a scrivere qualcosa che può far divertire di più anche i lettori, anche se in realtà è un libro molto serio, perché i temi che affronto sono molto seri, però eh, credo di averli affrontati con una penna piuttosto leggera. Eh, Ciò premesso, e lo premetto perché mi auguro che qualcuno che non mi ha mai letto questa volta mi legga per la prima volta e sarebbe un buon inizio, devo dire, perché, perché credo di che sia un buon libro, ecco. eh, riguardo alla tua domanda che ci rimanda all'ambito eh, clinico, eh, la clinica è eh, una clinica dell'alterità, cioè eh, chiediamoci, ma chi sono le persone che vengono a chiedere il nostro aiuto clinico? Eh, sono eh, quelle persone che eh, vivono in un mondo così altro, fanno esperienze così altre, che il loro prossimo è eh, incapace di assimilarle, cioè è incapace di comprenderle come qualcosa eh, per l'appunto di comprensibile da eh, comprendere secondo le regole dell'analogia. Quindi eh, sono persone il cui prossimo è incapace... Eh, di dar senso e di dar significato alle loro azioni, allora vengono da noi. Mm -hmm. Che cos'è che facciamo noi? Eh, beh, alcuni di noi, come prima cosa, cercano eh, immediatamente di dare una collocazione, quindi un senso, per quanto sui generis, a, um, alle esistenze sì. di queste persone, un senso diagnostico, un inquadramento eh, diagnostico, eh, di eh, catalogarle all'interno eh, di una categoria. Eh, questo per certi pazienti è rassicurante, eh, quelli che io chiamo i pazienti quadrati, quelli che stanno bene dentro le scatole. A ma volte, i... a volte te lo chiedono, ma qual è la mia diagnosi? Qual è la mia che diagnosi? I pazienti quadrati sono quelli che ti chiedono qual è la mia diagnosi e sono facili da collocare all'interno di una scatola che per l'appunto di solito è rettangolare, ha i bordi <ride> perpendicolari e precisi. Però ci sono i pazienti eh, rotondi. Che sono tanti, ecco, questi pazienti rotondi, eh, resistono alle classificazioni, resistono le classificazioni anche perché non hanno nessuna voglia di essere classificati. E allora eh, stare di fronte a loro eh, l'unica possibilità che abbiamo a stare di fronte a loro in maniera terapeutica, è eh, sospendere ciò che tutti gli, anni, tutti gli altri hanno cercato di fare con loro, e cioè di classificarli e quindi prenderli nella loro individualità prendere la loro singolarità, prendere la loro eccezionalità, nella loro incomprensibilità, nel loro essere informi rispetto a tutte le nostre categorie. No? Ecco, questo è il primo atto eh, di una clinica buona, efficace nei confronti eh, di queste persone, a cui necessariamente segue un dialogo, no? un dialogo in cui queste persone, non sentendosi rifiutate, in quanto tali, ma sentendosi accettate, sebbene non ancora riconosciute, in quanto altre, cominciano ad aprirsi, cominciano a raccontarsi, eh, cominciano a raccontare le proprie esperienze, cominciano a raccontare le proprie emozioni, cominciano a raccontare i propri valori, ciò che conta nel loro mondo, le loro passioni, le loro personali religioni. Eh, insomma, si aprono a noi e a quel punto inizia un dialogo, perché... E a quel punto cominciano a sentirsi comprese perché com'è che si fa a comprendere qualcuno se non dandogli la possibilità di manifestarsi, io non lo so, inizia un dialogo perché ti chiedono: mi chiedono: ma lei come la vede, ma quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi valori, quali sono le tue esperienze, qual è la tua religione? Ecco, questa è, è ciò che si chiama terapia. Giovanni. Io ti ringrazio ancora una volta per la chiarezza, insomma, nella ne esporre concetti così complessi, e visto che ormai scrivi più di un libro all'anno, ci rivediamo presto, insomma, tra qualche mese. Me lo Beh. auguro di cuore, ho, ho qualche cosa in canna che penso Sentì, che. avevamo oh, prima al seminario, sì. che fra qualche mese potrebbe valer la pena di, di parlarne. Grazie a te, Va bene, grazie. Grazie, grazie a tutti.